Il Castelnuovo mette le mani su tre punti fondamentali in ottica classifica. I neroverdi al comunale battono il Matese 3-1, interrompendo la striscia utile di 6 risultati utili consecutivi per i campani. Di Fabio, alle prese con varie assenze per infortuni e la squalifica di Bubalo, mette Colì nel ruolo di centravanti, assistito da D'Egidio, Sparvoli e Foglia. Nel Matese imbattuto nel 2022, l'avanti è Galesio, con Tribelli e Calemme ai lati. Il Castelnuovo si fa preferire nel primo tempo rispetto ad un Matese più in difficoltà. Al quinto, che Bacolì non riesce a trasformare in rete un pallone arrivato dalla destra, con la difesa campana che sbroglia una situazione complicata. E lo stesso fa al 21esimo, quando Ludovici entra in area ma trova la respinta della retroguardia ospite. I neroverdi premono, D'Egidio si sposta sulla corsia sinistra e dal 34esimo fa partire un cross che Colì di testa non riesce a girare verso lo specchio. Il Matese continua a farsi vedere poco dalle parti di Alonzi, così al 37esimo Alfieri decide di mettersi in proprio, facendo partire un destro che si stampa sul palo. Gli sforzi neroverdi vengono premiati prima di rientrare negli spogliatoi. Sparvoli entra in area dalla destra, mette in mezzo un pallone che questa volta che Bacolì trascina di forza oltre la linea di porta per il vantaggio del Castelnuovo. La ripresa inizia ancora con un'occasione neroverde, quando D'Egidio chiama al tiro Alfieri, che trova però del giudice pronto alla respinta. I campani sono poco incisivi e allora va in campo anche Napoletano per dare una mano in avanti a Galesio. Il tiro al decimo debole di Tribelli è il primo intervento per Alonzi. Romagnini in panchina al posto di Corrado Urbano manda in campo anche l'Angelotti. Il Matese alza la pressione e prima della mezz'ora trova il pareggio. Ricamato più o meno dai 30 metri, fa partire una traiettoria arcuata che beffa Alonzi e riporta il Matese in parità. Un pareggio che dura però solo 2 minuti, perché al 31esimo, dagli sviluppi di un angolo, che Bacolì salta più in alto di tutti e sigla doppietta e 2-1 per il Castelnuovo, che torna così avanti. Il Matese si fa pericoloso con Calemme, che spara fuori al termine di un'azione insistita. A mandare i titoli di coda e a dare punti fondamentali in ottica classifica al Castelnuovo è D'Egidio, che al 44esimo scarta avversario portiere e con un diagonale firma il definitivo 3-1 per i neroverdi. Mister, una vittoria importantissima in ottica classifica. Sì, non solo in ottica classifica, ma anche soprattutto moralmente, perché questi ragazzi avevano bisogno di una vittoria, perché come vi avevo detto precedentemente le prestazioni le hanno sempre fatte, però o per un motivo o per un altro non siamo più riusciti a vincere. E questa sicuramente è una vittoria dove la squadra ha dimostrato di essere viva, ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, e quindi questa è la strada giusta da seguire. Non dobbiamo mollare un centimetro, pensare partita per partita per fare il risultato e arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia adesso è un fastidio o un impegno che comunque volete onorare fino alla fine? No, noi mercoledì andiamo a fare la nostra partita, sicuramente non siamo tanti, quindi giocherà sicuramente chi ha giocato meno, perché ce n'abbiamo un'altra domenica da fare contro la prima in classifica, tra l'altro, quindi non sottovalutiamo niente, però sicuramente, per me l'ho sempre detto, non esistono titolari e riserve, però sicuramente chi ha giocato meno mercoledì farà la sua parte, perché questi ragazzi stanno tirando la carretta da un po' di tempo e quindi non potrò naturalmente sostituirli tutti, però qualcuno dovrà giocare ancora, però andiamo lì a fare la nostra partita tranquillamente e poi vedremo cosa succede. Sicuramente il primo tempo non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, però poi sicuramente quello che ha cambiato la partita è stato il secondo gol dopo aver fatto tanto per riprendere la partita. Devo essere anche sincero, sull'1-1 pensavo anche di fare qualcosa di più del pareggio, perché eravamo molto in partita rispetto al primo tempo. Poi giustamente con il secondo gol preso in questo modo, prima una palla in uscita e poi lasciamo libero uno in aria, ti taglia un po' le gambe, però fa parte del percorso. Abbiamo iniziato il 2022 con 6 risultati utili consecutivi, ci siamo rimessi dove pensavamo di non stare ora. Grazie ai risultati che abbiamo fatto oggi, la sconfitta è brutta, però comunque siamo ancora fuori dalla zona calda.